colazione con Radio Alta. Radio Alta. Lui si sveglia presto, è stanco sempre, è il pedalatore stanco, però lo vedo sorridere. È il nostro Vincenzo Cervi! Ciao Vincenzo! Ma che bel cielo! Ma che bel mare! Ma che bel blu! Ma dove sei? Dove sei? A Senigallia, perché ho aspettato un amico. Eccolo l'amico! Ciao, chi sei? Vincenzo! Vincenzo! Vincenzo e Vincenzo! Bello! E quindi pedalate insieme adesso? Sì, perché lui ha avuto, diciamo, una disavventura un po' come me giù in Calabria. Sì. Poi ha pensato di raggiungermi e facciamo un pezzo di strada insieme. Anche lui dai. Eccetera. Bello! Quanti chilometri hai fatto fino adesso, Vincenzo? Vincenzo? 2500. Ecco, vedi qua, 2500, una cosa... Cosa hai fatto? Sei partito da dove? Sono partito dall'Alto Adige, dalla Val Venosta, sono arrivato a Santa Maria di Leuca, poi sono tornato indietro a Matera, fatto il centro della Basilicata, il Pollino e la Sila. Ah. Sono stanco e ho raggiunto Vincenzo. Bravissimi, dai, così pedalerete insieme. Quindi la prossima settimana faremo collegamento con Vincenzo alla seconda, no? Probabilmente, dipende, se non ci scanniamo prima. No, no, e perché? Ma c'è un camion, cosa sta facendo quel camion lì in spiaggia, Vince? Spiaggia? No, stanno distribuendo sabbia con la ruspa, eccetera. Ho capito, stanno preparando la spiaggia, insomma, nei momenti buoni, insomma, quando arriverà il sole, perché il meteo non mi sembra bellissimo lì a Senigallia. No, per niente. Temperatura? Anche ieri ha piovuto tutto il giorno, parecchio. Sì? E anche oggi minaccia tanta acqua. E quindi cosa fai tu? Ti fermi oggi, panciolle? Ancora vedere, decidere un po' cosa fare, perché così diventa anche impossibile pedalare, perché era il vento abbastanza forte contro e adesso siamo un po' riparati. Certo. Senti, facciamo una cosa, Vincenzo, allontaniamoci dal camion, che è simpaticissimo, e salutiamo i lavoratori, ma c'è sto fischio che chiude il suono del telefono, e quindi abbiamo queste difficoltà. Hai fatto colazione, Vincenzo? Non ancora. Non ancora. Cosa fai? Ecco, tu come pedalatore di colazione, cosa mangi? Di cosa ti nutri al mattino? Allora, adesso ho circa mezzo chilo di yogurt, poi ho delle fette biscottate e marmellata. Ah, ok, quindi insomma, fai una bella colazione. Tra l'altro tu sì, mi hai mandato delle foto, faccio vedere a chi ci sta seguendo attraverso Bergamo TV, che ne ha la facoltà. Quelli della radio possono come dire immaginare, ecco, queste belle immagini. Guarda che bella pista ciclabile, dopo ne parliamo. Aspetta che faccio vedere le foto. Ecco qua. Dove sei qui, Vincenzo? Allora, questo è Ancona, si chiama il Passetto. Sì? Tutte quelle parti che si vedono colorate, sì? Sono le rimessaggio, diciamo, erano rimessaggi di barche, ma adesso sono diventate praticamente dentro le cucine, eccetera. Ma dai, bellissimo! E siamo ad Ancona, guarda che bello! Qua incontriamo Vincenzo e Vincenzo, tutte e due, e qua è, adesso fai un po' il gasato, e qua fa un po' il gasusa, perché lui è un alpinista, quindi quando vede una roccia... niente, si deve attaccare come un geco. Dove sei? Quella lì si chiama la poltrona del Papa. Insomma, non è molto comoda. Ad Ancona. Quindi tu sei salito ma ti sei seduto poi sulla poltrona? Certo, in cima. Dovevi fare la foto sulla poltrona del Papa. Bravo comunque, perché lì sei proprio appeso. Lui è bravissimo, è un alpinista veramente tosto. E qua ancora ad Ancona. Sì, sempre su quel posto lì, Passetto. Sì? Che è la prima parte, quella lì. Sì, sì. Ma è molto bello, come diciamo, è in centro città. È il posto dove vanno tutti a prendere sole, bagno, eccetera. Bello. Senti, poi mi hai mandato anche un video, questo video dove ci fai vedere che c'è stato molto vento.
tantissimo ieri, veramente un disastro. Vento e acqua, tantissima acqua. Ma infatti si sta vedendo. Vincenzo ormai ti segue, ormai è... Vincenzo ormai è lì. Sembra, tu sembri un puffo, eccoli, Vincenzo Cappuccetto Rosso. Eccoli. Cosa stai facendo? La birra? Ma come la birra? Vincenzo, ma... siete due discoli, siete birbanti. Tanto vento, vedo tanto vento. Sentite, fate molta attenzione, perché se partite, però non credo, perché uno dei nemici, tu mi insegni, del ciclista è proprio il vento. Vento, e ce l'abbiamo proprio contro, e anche questo forte. Ecco, ma non ti vedo così dispiaciuto, secondo me passerete una... Dove andate? Alla bocciofila? Dove andate oggi? Noi ci proviamo oggi a pedalare comunque, proviamo. Ah, vedi? Non è che ci diamo rassegnati così, ecco. Ah, Vincenzo, ne hai trovato uno che invece ti spinge, anzi ti tira in questo caso. Ma certo, questo mangia 80 grammi di pasta, bisogna cambiare le cose. Bravo, bravo, bravo. Allora ragazzi, intanto ringrazio Vincenzo per questi collegamenti che stanno piacendo. Leggo poi anche sui social, quando tu li posti, i tuoi amici, ma ormai sei un mito, sei forte, fantastico, dai. Poi devi arrivare prima della fine del mese, perché la trasmissione poi chiude. Vincenzo. Ci spero. Dai, Vincenzo, mi raccomando, dico all'altro, tiralo, sì. Tiralo che bisogna terminare questo giro. Lo spingo io. Ok, va bene, va bene. Allora, buona pedalata, buona giornata. Sai che comunque l'immagine del mare d'inverno a me piace molto. Quel senso. Però il problema è che non siamo in inverno adesso, in teoria. Sì, lo so, però sembra il mare d'inverno, no? Sì. Sì, sì, uguale. Sembra un film in bianco e nero visto alla TV, come diceva la famosa canzone. Vincenzo, sei un mito, davvero. Vincenzo Cervi, invece l'altro Vincenzo, come si chiama? De Cristofaro. De Cristofaro. Bene, Cervi e De Cristofaro, vi saluto. Passate una bella giornata e ci sentiamo la prossima settimana, ma non so quando, Vincenzo. Devo andare a controllare il calendario. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao, grazie. Colazione con Radio Alta, Radio Alta.